Ingegner Dall'Ara. Nel 1959 un giovanissimo ingegnere diventa assistente di Carlo Chiti in Ferrari. Com'era Carlo Chiti in una Ferrari che doveva ancora dimostrare molto nella sua storia? Sono stato fortunato nella mia carriera professionale, veramente sono stato baciato dalla fortuna. Sono arrivato in Ferrari per caso, ero destinato a Ermacchi, Ferrari in quel momento cercava un giovane ingegnere. Carlo Chiti era assistente al Politecnico di Milano, ho cominciato a chiedere anche ai suoi colleghi e sono finito in Ferrari. Quando Ferrari me l'ha chiesto, ovviamente si va a piedi, ho cominciato dicembre 59. E sono arrivati in questa Ferrari che comunque vinceva e vinceva non soltanto in Formula 1, ma le gare in salita, le gare di durata, le vetture sport per i clienti, insomma era già una vera fucina di campioni e in pochissime persone facevano tutto. Saremmo stati in ufficio tecnico una dozzina di persone. Un capo bravissimo, Rocchi, proveniente dalle officine reggiane dove progettava motori per aerei, era il capo della progettazione dei motori. Sempre sotto la direzione di Chiti, un altro, sempre proveniente dalle officine reggiane Salvarani, progettava i telai. Pochissime persone erano progettate soltanto i componenti principali, lo schema, l'architettura della vettura, ma poi c'erano anche dei super meccanici specializzati che facevano le altre finiture. In Ferrari non ho mai visto progettare una tubazione dei freni o il supporto di un radiatore dell'olio, insomma, tutte quelle cose lì erano fatte, si diceva, in opera. Il bravo capo officina riusciva anche a coprogettare la vettura con i progettisti veri. E Carlo Chiti aveva portato per primo nel Modenese la cultura della dinamica del veicolo e mi ha iniettato anche la passione per cercare di capire quel mondo nuovo che aveva qualche parentela con la dinamica dell'aereo. Ma c'era un mondo veramente nuovo da scoprire e poi il contatto diretto con la squadra che correva, il contatto diretto con i piloti. Nell'albergo in cui ero io, il cavallino proprio di fronte alla Ferrari c'era Richie Ginter che era il terzo pilota della squadra. Ricordo tutta l'attenzione quando è arrivato un. Non so se era re del Belgio, dell'Olanda ad acquistare la macchina, quando arrivava Roberto Rossellini, quando arrivava lo Scià di Persia per venire a prendere la sua Ferrari, veramente era già importante la Ferrari. Con Carlo Chiti è arrivata la teoria, l'aspetto, come si potrebbe dire, anche accademico. Carlo Chiti era assistente al Politecnico di Milano al corso di ingegneria aeronautica. C'è stato un salto di qualità, ma era il momento in cui si cominciava a studiare. La dinamica del veicolo ho scoperto molti anni dopo che anche negli Stati Uniti parallelamente c'era un mondo, quello vicino alla Chaparral e finanziato dalla General Motors che studiava la dinamica del veicolo. Ecco, c'era quel mondo che nasceva Carlo Chiti, era quello che stimolava la Ferrari sotto questo punto di vista. Com'era il rapporto tra Chiti e Ferrari, Enzo? Beh, Ferrari Enzo era il capo assoluto, c'era grande soggezione da parte di tutti, non tanto da parte mia, ero l'ultimissimo arrivato, ero nell'ultimo tavolo e cercavo di tenere in ordine il tavolo, dopo, soprattutto dopo che una sera è arrivato in ufficio, io non c'era, si aveva lasciato scritto su un foglio il più ordine prego, da quel giorno il mio tavolo era il più ordinato di tutta la Ferrari. Chiti era rispettato perché portava qualcosa di nuovo, nello stesso tempo però Ferrari era Ferrari e quando parlava Ferrari tutti seguivano anche se magari qualcuno non condivideva, però Ferrari era Ferrari che faceva tenere tutti coi piedi per terra. La sala di riunioni era una sala dove alle pareti erano contenuti in vetrinette tutti i pezzi che sono rotti, il portamozzo, la biella, il pistone, la valvola, la SEACAM. Secondo me per ricordare anche non tanto alle persone che sbagliavano, che avevano sbagliato, per ricordare l'errore fatto una volta cerchiamo di capire perché, per non farlo più, insomma, è effettivamente nel mestiere che facciamo il modo migliore per imparare è cercare non tanto di non sbagliare, ma di cercare di capire perché qualcosa si è rotto, perché qualcosa non ha funzionato e che cosa bisogna fare per non ripetere più lo stesso errore. E da una casa completamente orientata alle corse, alle competizioni, poi è passata una casa che di competizione invece non voleva assolutamente
saperne praticamente nulla. No, c'è stata la parentesi Maserati. Ah, giusto, a fianco di Alfieri. Non ho avuto pazienza, avrei dovuto rimanere di più in Ferrari perché c'era ancora tanto da imparare. C'era non tanto, tantissimo da imparare, ancora avevo fretta, mi era stata data l'opportunità in Ferrari di seguire direttamente le corse. E anche nella mia prima trasferta, prima volta in aereo, prima volta negli Stati Uniti, ero l'ingegnere di pista. È una parola grossa, perché a 26 anni c'è poco da essere, con 2 anni di esperienza non è che si può dare un apporto tanto grande. Comunque dovevo seguire, fra le altre, la vettura di Roger Penske, che è ancora uno dei più grandi personaggi del motorsport tuttora negli Stati Uniti, ha una squadra vincente in IndyCar, la più vincente in IndyCar, una squadra che vince molto la NASCAR, si è comperato anche tutto il circuito di Indianapolis e tutto il mondo IndyCar, è uno dei più grandi venditori di automobili in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, Italia compresa. E me lo sono trovato lì, anche lui giovane ovviamente, penso che si abbia la mia età. L'altro pilota era Roger Penske, quello che poi ha fondato, che è Bruce McLaren, quello che poi ha fondato la McLaren, quindi è stata un'occasione di crescita incredibile. Poi però la Maserati aveva dei problemi di carattere economico, ha smesso di fare le corse, allora ho accettato la proposta di Lamborghini, che comunque aveva detto che avrebbe fatto le corse e sono convinto che volesse veramente nei suoi programmi fare le corse. Soltanto che la crescita dell'azienda ha impedito di distrarre delle risorse, insomma c'era troppo da fare, sarebbe stato da incoscienti cercare di fare corse con tutto quello che c'era da fare nelle vetture stradali. Quindi lui era interessato alle corse? Era interessato, però la sua prima passione però era porsi l'obiettivo di sfidare la Ferrari. Forse c'è stato un briciolo di sottovalutazione dei problemi, lì di errori ne abbiamo fatti tanti, però li abbiamo riparati in fretta. E lui era uno che lasciava anche fare l'errore, però pretendeva anche di vedere il risultato. Ha permesso di lavorare con una libertà incredibile, stimolando, però aveva il grande senso anche di come costruire al costo giusto e al prezzo giusto. Aveva un'abilità nel marketing e nella comunicazione incredibile. Mi ricordo quando aveva fatto il Marzaro, una vettura subito dopo le Spada, che aveva fatto l'apertura del Gran Premio di Monaco, col principe di Monaco che guidava la macchina, e di fianco Grace Kelly, di fianco a lui, in questa vettura che era incredibilmente innovativa, dove chi guidava era veramente presente e aperto al pubblico, fra l'altro una vettura molto bella. Nessuno sa immaginare ancora come ce l'ha fatta a riuscire, perché non è che fosse uno che avesse delle grandissime relazioni internazionali. È evidente che riusciva ad ottenere delle cose assolutamente impensabili. Avrebbe un prezzo incredibile al giorno d'oggi, ma lo aveva anche allora. Certamente aveva suscitato l'invidia di tutti. Quando abbiamo presentato la prima volta il mio a Monte Carlo, ci siamo presentati, la vettura non era ancora in vendita, era ancora allo stato di prototipo, all'Hotel de Paris, proprio nel pieno del circuito, il centro del Monte Carlo, appena smontavano la definizione della pista, che allora era fatta con delle balle di paglia, c'era quella macchina che aveva preso il posto e tutti quanti si erano prenotati con delle Ferrari. Erano Ferrari o anche Jaguar o anche Maserati, tutti erano sorpresi di come Lamborghini aveva fatto, era veramente un genio anche in quelle cose lì. E nel 66, l'ha appena nominata, nasce la macchina più bella del mondo, la Miura. Circostanze fortunate, la mia voglia anche di guardare quello che facevano gli altri. Nelle competizioni l'architettura vincente era quella col motore posteriore centrale, però le vetture vendute per i clienti erano quella col motore anteriore. E quando ho detto a Lamborghini, ma perché non facciamo una macchina a motore posteriore, mica è stato lì tanto a pensare, dice, basta, facciamola che vada bene. Ovviamente veniva a vedere quello che si faceva, non è che Lamborghini diceva fai e poi dopo veniva dopo quando era finito, no. Lui tutti i giorni passava, capiva anche lui. Ferrari aveva forse un senso orientato molto alla tecnica, Lamborghini era più un uomo di... lui vedeva il prodotto finito, come poteva venderlo, come poteva pensare a un personaggio diverso, però seguiva sempre e tutto di quello che succedeva in azienda. È venuto poi fuori che in un momento di transizione del mondo della carrozzeria, la touring superleggera
fornitore di Lamborghini per 350 GT in difficoltà economiche. Da Bertone era appena andato via Giugiaro, quindi con qualche rimbalzo nella gestione dello stile, si è trovato questo ragazzino, Gandini, che nella prima sua vettura ha fatto qualcosa di assolutamente incredibile. Quando ha presentato quella macchina, si è capito subito che era qualcosa di diverso, di grande. Mi ricordo che Bertone era venuto a presentare i Lamborghini nelle vacanze di Natale, l'azienda era chiusa, c'era Lamborghini, c'era io, c'era Bertone, accompagnato da uno dei suoi collaboratori, e aveva presentato uno schizzo laterale e uno dell'interno. Quando l'abbiamo visto, ho detto: fermo subito, la vettura è quella lì, non tocchiamo niente. Non mi è mai capitato in seguito che alla presentazione di uno schizzo, di qualcosa lì, era qualcosa di più uno schizzo perché era fatto in scala, ma di un progetto di vettura non si sia fatta nessuna correzione, non sia stata venuta a nessuno la voglia di dire: ma proviamo a vedere questa una variante in questo particolare, in quest'altro. Lì è stato fatto esattamente uguale a quello presentato, in tutti i dettagli. La prima e l'ultima volta nella mia vita è capitato qualcosa del genere nella presentazione di una vettura. Credo che il successo della vettura sia anche figlio di quello stile che era veramente di rottura. Insomma, lui era la prima vettura a motore posteriore centrale che riprendeva l'architettura delle vetture vincenti, ma era veramente incredibilmente E come andava su strada invece? bella. Aveva qualche ingenuità robusta che vista oggi è anche un pochettino così sorprendente, tipo molto peso posteriore, 40% di peso posteriore e pneumatici uguali davanti e dietro. Visto ancora oggi diceva: come, per forza di più peso ci deve essere il pneumatico più grande, lo pneumatico più grande. E invece noi l'abbiamo fatto uguale perché abbiamo pensato: ma se buca una gomma, come facciamo con la ruota di scorta? Allora abbiamo fatto le gomme uguali per avere una sola ruota di scorta, che oggi se qualcuno mi chiede la mia gomma di scorta qual è, io dico: ma perché una gomma di scorta o la bomboletta da gonfiare? Insomma, non mi pongono, nessuno di noi si pone un problema, è l'ultimo dei problemi. Allora c'era anche quello, non l'abbiamo mai pensato, sarebbe stata una genialità incredibile, una cosa veramente della quale essere orgogliosi, di fare la gomma piccola, no? Adesso come c'era in certe ruote di scorta, sarebbe stato incredibile, avremmo fatto una macchina migliore, avremmo lasciato più spazio libero. Aveva qualche limite, il cliente allora era molto tollerante, quindi insomma qualcosa non funzionava, ma lui accettava di venire a far mettere a posto la vettura e fermarsi magari 2 giorni per fare i cambiamenti necessari. Non so, il raffreddamento, il condizionamento d'aria non c'era, quindi pensi lei una macchina al giorno, se andrebbe lei, non c'era più nessuno, non c'era proprio, quindi quello funzionava, non c'era. In compenso non funzionava bene il riscaldamento, però si scaldava un po' troppo la vettura, anche, quindi c'era un po' di tutto, poco per volta messi a posto, ma era un altro modo di fare le automobili anche allora. Adesso la nostra vettura stradale, prima di entrare in produzione, ci sono almeno 7-8 prototipi che girano in tutte le condizioni. Io credo che Lamborghini non avesse nessuna delle prime Miura, perché sono state vendute tutte. Sono stati fatti in tutto 30.000 km con la vettura numero 1. Poi è stato venduto il Marchese Gerini, importatore a Milano, e ho cominciato subito a girare con quella e ho cominciato a venderla. Era così, era un altro mondo. L'ultimo arrivato, quindi, forse anche con un team molto giovane che doveva imparare anche lui, quindi c'erano diverse cose che si dovevano imparare. Però era il livello di qualità anche di quel tipo di vettura, insomma, non è che poi a Modena si facesse tantissimo di meglio. Diciamo, io ho l'impressione che in questo momento a Modena ci sia il livello più alto dell'aspetto prestazionale delle vetture, che sia incredibilmente migliorato nell'affidabilità e che si progettino anche vetture prodotte in grande serie e bene, però la qualità, la ripetibilità, la costanza del processo produttivo è arrivata quando la Fiat ha preso la Ferrari, e in Lamborghini quando Lamborghini è entrato nell'ottica del gruppo Volkswagen. Allora è arrivata la necessità di alzare il livello di affidabilità a quello dei costruttori di numeri grandi di vetture, che non possono, che andrebbero in una crisi terribile se tutti quelli che
che acquistano una macchina si trovano dei problemi con le candele verso i 10.000 km, insomma, e allora c'è stato un bel salto di qualità, è cambiato il mondo. Ma Modena a quei tempi, o l'area di Modena, anche se Sant'Agata Bolognese è solo il confine di Modena, a 20 km da Modena, viveva in quel modo, progettava in quel modo. È stato un momento di apprendimento incredibile, dove secondo me sono state fatte anche delle cose molto interessanti. Dopo Lamborghini. Dopo Lamborghini c'è stata la parentesi De Tomaso, che aveva dei numeri un po' più grandi, poi è entrato nell'orbita Ford. Tutto sommato la Pantera è una vettura interessante, però lì poi è subentrata Ford, che non era più interessata, era interessata soltanto allo stile che era rappresentato da Ghia, che era poi il carrozziere di De Tomaso, e quindi è un pochettino anche quello. Con la Santa loro ho detto: se voglio fare le corse, c'è stata lì però la bella esperienza della Formula 2 e della Formula 1. Ho detto: se voglio fare le corse, devo farle da solo. E poi ho cominciato qui a Varano. Com'era De Tomaso persona? Beh, De Tomaso conosceva le corse perché lui ha corso, era incredibilmente innovativo, voleva sempre di più, voleva scalare in fretta la montagna, anche se le risorse non erano quelle per scalare in fretta la montagna. Ha fatto delle cose importanti, ha fatto delle cose anche interessantissime. Il motore rigido attaccato, che poi è stato fatto in un modo meraviglioso da Cosmo, l'aveva fatto prima lui, addirittura lui aveva fatto una vettura commerciale che aveva il motore montato rigido sul telaio. Per certi versi era innovatore, non conosceva la tecnica, e allora qualche volta era troppo semplice nel trovare delle soluzioni che però erano più complesse, insomma. Però ha rappresentato un bel momento. Anche lui ha portato il suo supporto a far crescere Modena. È stata una ventata di fantasia, diciamo. Era un modo un pochettino diverso di affrontare il problema. Oltretutto, i numeri delle vetture in quel momento fatti dalla De Tomaso erano al di là di quelli che erano gli standard che si facevano in Ferrari e Maserati. Ha fatto dei numeri davvero col Pantera, quindi è stato un altro modo di fare le vetture. È stato un aspetto un po' più turbolento. Non è stato accettato subito, e forse neanche dopo, con grandissimo calore, anche perché c'era un po' la rottura col mondo meccanico. Nell'azienda di De Tomaso non c'era una macchina utensile, ce n'erano pochissime. Si prendeva il powertrain da una parte, si montava, si prendeva l'altro componente dall'altra, come adesso è comune, ma allora no. Allora fare una macchina che non aveva il suo motore. Lamborghini, la prima cosa che ha fatto, ha voluto fare il motore. Lui ha fatto la rottura, che adesso è continuata anche nel Modenese con Pagani, che fa delle vetture molto belle con meccanica derivata dalla Mercedes, nobilitata anche da una tecnologia del carbonio curata all'estremo e da un'estetica molto raffinata. E adesso in qualche modo Pagani è accettato come bene, come parte di questa comunità, di questo mondo che fa vetture di prestazione. De Tomasi era un po' controcorrente, ma il suo scossone l'ha dato anche lui, insomma. È stato un altro modo di fare vetture. Lì addirittura puntava a fare grandi numeri, però c'era una struttura che era estremamente esigua, che era, anche perché appunto lui la meccanica comprava tutto, insomma. Era un altro modo. Quindi l'approccio in Formula 1, in quegli anni lì, com'era la Formula 1, la massima serie in quell'epoca e di conseguenza com'erano gli uomini che ci lavoravano? Beh, c'era la Formula 1 inglese e poi c'era la Ferrari, come adesso. Nel senso che la Ferrari della Formula 1 faceva tutto, come anche la Maserati della Formula 1 faceva tutto, ma veramente tutto, motore, cambio, tutto. Invece no, poi c'erano gli inglesi, che il Ferrari in un certo punto aveva chiamato anche i garagisti, però ce n'erano di quelli con dell'ingegno tanto, che concentravano l'attenzione sulla parte telaistica e aerodinamica. E poi acquistavano un motore e acquistavano il cambio da qualche altro costruttore. Ad eccezione di BRM, che faceva tutto alla Ferrari, pur non avendo un'azienda di
che costruiva vetture dietro le spalle, però che ha avuto scarso successo e che, nonostante qualche progetto veramente super, super, super interessante. Quindi De Tomaso, ovviamente, non avendo un'officina meccanica, non poteva che seguire il filone inglese. La vettura poteva essere meglio, nel senso che la prima era andata pesante, alluminio inchiodato, allora non c'era ancora il carbonio, noi abbiamo fatto delle centri in magnesio, l'abbiamo rifatta perché la prima era una trentina di chili sovrappeso, con qualche ingenuità, tipo soluzioni nel comando dello sterzo e cose del genere, che hanno portato anche a delle interruzioni di prestazioni di gare che potevano finire in un modo migliore. Però una vettura che poteva stare nella parte media-bassa della classifica, insomma, che tutto sommato poteva anche essere accettato in una fase iniziale, però ovviamente De Tomaso non avrebbe voluto essere subito fra i vincenti. Il motore era il motore Cosworth, che era quello dominante, un motore che andava bene, uguale per tutti gli inglesi. Quindi se uno andava piano non poteva certo dare la colpa al motore, e il cambio era uno Yulan che tutti utilizzavano, quindi c'era il grande vantaggio che se i risultati non c'erano non potevi andarti a attaccare nessun altro, hai sbagliato tu. Lì è finita presto per due ragioni: una, è morto Pierce Courage in un incidente, probabilmente una bucatura di una gomma, incendio della macchina, ma allora sfortunatamente le vetture erano molto pericolose e quindi lui è morto, e poi è subentrata la Ford e è venuto a mancare l'interesse. Ha continuato a correre fino alla fine, il team era quello di Frank Williams, però non c'era più la spinta, lo spirito per correre. Insomma, la dimensione era un pochettino troppo tirata per competere contro quelli che cominciavano, tipo i Lotus e quelle squadre lì, insomma, e che cominciavano proprio in quel momento ad avvicinare l'aerodinamica. C'era già l'ala, noi l'ala l'abbiamo presa, l'abbiamo copiata, ma non è nemmeno andata in galleria evento. Invece in Inghilterra cominciavano già ad avere le prime gallerie evento, c'era anche un certo gap tecnico. Però è stato un grande motivo di apprendimento anche quello, insomma, è stato un momento con questo momento molto buio dell'incidente per Courage, che era figlio anche della concezione delle vetture in quel tempo, delle vetture in genere. In quel momento la sicurezza non esisteva. Vale niente, però mi fa piacere se c'è anche lei. Porca miseria, questo che me lo guardo subito. Dove l'ha trovato? Dov'è che ha fatto? Tra l'altro la prefazione di Loris. Porca miseria, stasera comincio subito. grazie a voi. Grazie. Ho messo di prendere il mio...